Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, ritorna quest'anno la festa della fragola e del fagià. Sì, diciamo che è nato dal 2013, si era lasciata tanti anni fa, andata bene il 2013, ancora meglio il 2014 e ci auguriamo che il 2015 sia poi il massimo della manifestazione. E sono previsti 4 giorni di festa. È una manifestazione che io ho voluto con forza in qualità di Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione mi è venuto dietro, abbiamo cominciato, come ho detto prima, nel 2013, poi nel 2014 e cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di migliorare, anche se qualcosa purtroppo le cose non vanno, sempre in una manifestazione generale, ci auguriamo che il tempo ci tenga e dico solo, aspettiamo tanta gente, ci siamo già preparati, organizzati su tutto quanto e penso che la manifestazione possa dare il successo massimo che ha dato gli altri anni. Da chi è organizzata la manifestazione? Questa manifestazione è organizzata dalla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e l'Associazione Quattro Quarti. Questa manifestazione non ha cambiato molto il programma perché l'abbiamo ritenuto vincente, ma abbiamo aggiunto una tavola rotonda sull'olio. Il programma della manifestazione, il giovedì alle ore 16:30 c'è questa rotonda tavola rotonda sull'olivicoltura al territorio. Il giovedì è un torneo di buraco, sempre alle 9 di sera, alle ore 21. Il venerdì c'è una serata di ascolto e ballo con l'orchestra Palazzi Group. Il sabato la finale di Coppa di Calcio sarà trasmessa su un maxi schermo e ci sarà l'orchestra Simpatia anche il sabato e la domenica ci sarà l'orchestra spettacolo Castellina Pasi. Naturalmente c'è un menù molto variato, il fagiano ce ne sarà in abbondanza e quindi siete tutti benvenuti.